Ciao ragazzuoli, sono Broadquell e oggi torniamo alla programmazione regolare del canale con il Sauropelta Schleich del 2001. E in effetti comincia a essere vintage, essendo uscito da 18 anni questo giocattolo, e comincio a chiedermi se vintage applicato ai dinosauri conti come vintage al quadrato, ma sto divagando. Comunque sia. Il nome Sauropelta letteralmente significa lucertola scudo. Questo nodosauride del Cretaceo si suppone sia uno degli antenati dei ben più noti anchilosauri, dei grandi dinosauri corazzati con la clava caudale, molto molto famosi. Con i suoi 5 metri di lunghezza, ora sappiamo che questa rappresentazione è abbastanza vecchia. Non sorprendentemente. Infatti adesso sappiamo che gli aculei, specialmente qua sul collo, erano disposti in una doppia fila per ogni lato e la cosa interessante è che probabilmente ha adottato questo adattamento evolutivo, ha adottato un adattamento, bello, per proteggersi da dinosauri come il Deinonychus, un parente grosso del Velociraptor, che si suppone favorisse la tattica di attaccare proprio la zona del collo delle prede. Ora, come detto, questa rappresentazione è abbastanza datata, però sono ben rispettate le proporzioni dell'animale. Infatti una peculiarità del Sauropelta è che la coda rappresentava circa metà della lunghezza del corpo e anche in questo giuggiolone bestiolino di 13 centimetri e mezzo, la cosa si può ben vedere che è presente. Come ho detto, è datato, okay? E si vede anche dalla scelta dei colori che non voglio criticare, non sono assurdi come il caro vecchio Carnotauro blu e turchese. Questo verde pastello che sfuma sullo scuro sul dorso e il dry brush per gli aculei e gli scutelli sul dorso. Il dry brush forse non è stata la scelta più azzeccata, specialmente se il pennello durante la fase di pittura non è stato ben asciugato. Però non riesco a trovare la forza di criticarlo semplicemente perché, grazie alla tecnica aerografo e i colori scelti, la delicatezza della sfumatura è adorabile. È un confettone. Ok, se anche mi trovassi di fronte a questo animale dal vivo, con i suoi 5 metri che magari mi carica, infuriato e tutto, probabilmente rimarrei lì. Oh, semplicemente perché è un confettone adorabile. Comunque, in tutta onestà, non c'è molto da criticare per. E quelli che vanno a criticare effettivamente per l'attendibilità scientifica moderna, fregandosene del fatto dei 18 anni di questa statuetta, bisogna sempre tenere a mente che uno dei paradossi della paleontologia è che per essere una scienza basata su rocce e che tratta di esseri viventi estinti, è una delle scienze più fluide esistenti. Ogni anno ci sono nuove scoperte che portano a riscrivere completamente la concezione di un determinato dinosauro o più. Pensiamo già solo che a inizio anno è stato scoperto il primo grande dinosauro carnivoro qua in Italia, che predata di almeno 20 milioni di anni quello che prima si credeva essere il primo dinosauro carnivoro, il primo grande dinosauro carnivoro. E questo cambia parecchie carte in tavola. È stato scoperto di recente il più antico stegosauride, di nuovo riscrivendo i libri di storia finora. Quindi, di nuovo, non è perfettamente attuale come ricostruzione, come ho detto, soprattutto nell'area del collo. Ma lo si può perdonare in questo caso, in tutta onestà. Penso che questo Sauropelta possa far parte della vostra collezione, ma io penso di sì, in tutta onestà.
al di là del fatto di gondiodorabile bugiolone bubudoio, c'è il fatto che potrebbe fungere da elemento di, diciamo pure, sollievo. Spezza la minacciosità che potrebbe essere una collezione di anchilosauridi, con questo look appunto tenerone. E se lo voleste affiancare a una rappresentazione più moderna del sauropelta, secondo me sarebbe un bel modo di rappresentare l'evoluzione delle rappresentazioni dei dinosauri, anche nei piccoli dettagli, senza andare sui vecchi T-Rex, quelli che ancora si trascinavano dietro la coda come rappresentazione con quelli moderni. Però in generale può essere simpatico, secondo me. Come al solito potete cercare, e metto l'enfasi su cercare per quanto è vecchio il giocattolo, questo Sauropelta sul sito ufficiale, scusatemi, Schleich, o su everythingdinosaurs.com. E per chi non lo avesse ancora notato nei video precedenti, metterò il link nella descrizione. Direi che con questo è tutto. Ragazzuoli, io e il confidone Giugioloni vi salutiamo.